Il salone dell'edilizia dell'artigianato locale è stato inaugurato a Nicosia nei locali dell'Istituto Superiore Alessandro Volta l'8 novembre e si protrarrà anche nelle giornate del 9 e 10 novembre. Questo evento rappresenta un'importante interfaccia tra il mondo del lavoro e la scuola. Nei locali dell'Istituto, sia nel plesso centrale che nella succursale, sono stati allestiti diversi stand, tutte di imprese locali, sia artigianali che legate al mondo dell'edilizia, oggi guidate per la maggior parte da ex alunni che negli anni hanno saputo affermarsi nel mondo delle imprese e del lavoro ed hanno dato il loro contributo fondamentale all'economia del territorio. Questo salone diventa di conseguenza un importante esempio da seguire per i ragazzi iscritti e che frequentano i quattro corsi proposti, ma anche per coloro che dovranno iscriversi ed intraprendere un percorso di studi che li possa instradare nel mondo del lavoro. L'amministrazione comunale di Nicosia ha collaborato fattivamente con l'Istituto Alessandro Volta, diretto da quest'anno scolastico 2019-2020 dalla professoressa Enza Ciraldo. Ha abbracciato in pieno questa iniziativa, consapevole che il mondo della scuola possa creare un volano di sviluppo per l'economia delle zone interne del territorio. Coinvolti in questo progetto, alunni e docenti dell'Istituto che in questi giorni hanno lavorato in sinergia per ottenere un risultato positivo e presentare al meglio l'offerta formativa della loro scuola. Tra gli stand espositivi anche quelli che riguardano i quattro corsi presenti nell'Istituto, ovvero il corso di amministrazione finanza e marketing, il corso di costruzione ambiente e territorio, il corso di servizi per l'agricoltura e il corso di produzione artigianale ed industriali, ex abbigliamento e moda. Dopo il classico taglio del nastro, con la presenza di ben quattro sindaci del territorio, si è svolto presso l'Aula Magna dell'Istituto il convegno Educare alla professione e all'impresa. Dopo l'intervento di presentazione della dirigente scolastica Vincenza Ciraldo, sono intervenuti i sindaci dei comuni di Nicosia, Luigi Bonelli, di Sperlinga, Giuseppe Cucci, di Capizzi, Leonardo Principato Trosso e di Cerami, Silvestro Chiovetta, a dimostrazione dell'unione, la sinergia e l'interesse del territorio verso il mondo della scuola e del lavoro imprenditoriale. Sono intervenuti i presidenti degli ordini professionali degli ingegneri, Salvatore Milici, degli architetti, Antonino Rizza, dei dottori commercialisti, Fabio Montesano e del Collegio dei Geometri della provincia di Enna, Silvestro Zammataro. È intervenuto anche il presidente regionale della CNA, Angelo Scalzo, ed il responsabile della Coldiretti Enna, Luigi Beritelli. Le autorità intervenute hanno poi visitato i singoli stand ed hanno potuto ammirare le produzioni artigianali locali e soprattutto i lavori svolti dagli studenti del Volta. È un istituto tra i pochi nella provincia ennese che prepara i propri alunni al mondo del lavoro, pronti per intraprendere attività professionali ed imprenditoriali. L'impegno profuso in questi giorni di allestimento è stato ben ripagato dai complimenti ricevuti e dall'ammirazione per la precisione nella cura negli allestimenti. Particolarmente atteso l'intervento dell'assessore regionale all'istruzione e alla formazione, Roberto Lagalla. Giunto per impegni istituzionali in tarda mattinata, l'assessore si è intrattenuto a lungo con i docenti dell'istituto, ha ascoltato gli alunni e per ultimo ha fatto il suo intervento soddisfatto ed impressionato per la proposta formativa dell'Istituto Alessandro Volta, una vera eccellenza per il territorio ed un volano di sviluppo per il mondo del lavoro e l'imprenditoria locale.